Buongiorno, in realtà è ora di pranzo, devo acchittare un pranzetto, ho comprato il latte perché era finito, ho iniziato, in mattinata è iniziata presto, ma ho iniziato a vloggare molto tardi. Dov'è la cassa Bluetooth di Lillo? Io ho 2 miliardi di cavalletti e vi poggio sempre su la cassa Bluetooth di Lillo, ovvero questa, sì, le luci che già si accendono da sole, questa. Ora, Stefano, quando fai queste cose, mamma? Accenditi, vabbè, la maschera di Mia dopo la raccogliamo. Niente guai, se gli casca qualcosa di Mia succede un casino. Porelli, non riescono più a vedesse. Infatti devo assolutamente trovare un giorno con Stefania. Te Mia, è tantissimo che non si vedono. Cioè, l'ho portata io un giorno a casa, l'ho tenuta. E poi col fatto che gli impegni di Stefano sono aumentati. Praticamente lui c'ha solo il venerdì pomeriggio, quindi io non ricordo Mia se il venerdì, perché Mia c'ha un giorno a settimana che esce prima e un giorno a settimana che esce alle 4. Funziona così a scuola nostra, non so, non ho capito bene il perché, però dovrei vedere se il venerdì potrei trovare un attimo per farla venire a casa. Oggi per pranzo pasta. Il latte dove lo inserisco? Porco giudaccio, ciabattino. Mia madre mi aveva dato il sugo, ogni tanto mia madre mi dà qualche avanzetto che magari per loro è poco, o comunque l'hanno già mangiato un paio di volte. Allora io, scusate, mi prendo tutto perché per le emergenze, infatti vedete oggi, faccio un piattino di pasta col sugo. Questo era un sugo con le salsiccette, quindi buono. Io devo rimettere su questo, mamma, ad arrampicarmi. Non è che sto bene, ma non male di influenza. Diciamo che sto nei miei giorni e quindi stando in quei giorni ho tanto, tanto, tanti, tanti dolori. E un po' di scombussolamenti vari. Ok, questo come si chiudeva? Non mi ricordo. Così, così, cos'ha? Ok, e non ho chiuso manco per niente però. Allora, domani è giovedì, dovrei riandare al Pewex a comprare la sfoglia della Vallée, perché venerdì siamo a cena da Sabrina, l'altra mia amica. In realtà dovrei organizzare pure qui a casa mia, ma Lillo sta veramente incasinato col lavoro, infatti sto venerdì forse riesce a starci, però poi nei weekend successivi sta veramente incasinato. Allora, acqua per la pasta che sta qua. Io devo mangiare qualcosa. E quindi dicevo, devo andare a comprare sfoglie perché ai bimbi sono piaciute anche ai grandi, tanto le roselline, anche il tortino è piaciuto, però un po' più impegnativo quando c'è tanta roba da mangiare. Però faccio tre belle sfoglie di roselline in modo che ce ne stanno tante. E faccio quelle, però la sfoglia della Vallée l'ho trovata soltanto al Pewex, al Conad non c'era, al Simpli non c'era. Poi domani devo passare da Daniela perché devo portare delle cose. Ok, la pasta si sta cuocendo. C'ho una fame tremenda. Ho mandato adesso un messaggio a Federica perché praticamente era un po' che non ci si... non tantissimo, però diciamo che da quando è successa questa cosa del zio sono cambiati tutti quanti i ritmi, la vita, anche lei col nuovo lavoro, insomma, ci sono stati dei momenti in cui non ci siamo sentite per settimane. E poi magari gli ho mandato un messaggio io e sono passate, che ne so, 2 settimane che mi ha risposto lei, mo mi ha mandato un audio lei e io l'ho sentito tipo stamattina, quindi diciamo che ritrova un attimo il ritmo. Prima era tutti i giorni, no? Tutti i giorni, quando portavo Stefano a scuola, mi mettevo in macchina e mandavo i miei WhatsApp alle mie amiche. Invece da giugno mi è cambiato tutto, anche perché il mio ultimo pensiero era comunicare, parlare, cioè volevo... Non lo so, vabbè, sono cambiate delle cose. Tra l'altro, diciamo che è un momento un po' particolare, più che particolare, diciamo difficile, che in realtà doveva arrivare. Io sono contenta che sia arrivato perché ero molto preoccupata. In tante mi avete chiesto se Stefano era riuscito a liberarsi, a buttare fuori, e no, lui proprio non riusciva a... ecco qua mi vedete meglio,
Non riusciva a piangere, non riusciva a buttar fuori, sembrava come se lui avesse rimosso questa cosa e io ero molto preoccupata perché lui è un bambino invece molto sensibile, che non si vergogna di mostrare le sue emozioni. E quando noi abbiamo avuto il primo grande lutto e io gliel'ho comunicato dopo un po' che era accaduto perché non trovavo proprio le parole per dirglielo, lui ci ha avuto la classica reazione di chi perde qualcuno e quindi lacrimoni, singhiozzi, mamma dimmi che non è vero, cioè una reazione giusta. Invece del fatto del zio lui, pur avendo, forse proprio perché ha vissuto tutto, ha capito, ha sentito, si è trovato nel panico, nel corri-corri, come dicevo appunto, in una mamma disperata, in un papà disperato, i nonni che piangevano, quello si è trovato in un mix di cose che secondo me a protezione non era mai riuscito a buttare fuori. Adesso erano un po' di volte che lui, poi lo sentite nei video, lo nomina spesso, faccio questo come zio, il verde come zio, questo come zio. Sabato sera ci ha avuto il primo crollo, io stavo andando a cena da Ilaria. E lui ha iniziato, non ve sto a spiegare, però mi ha iniziato a dire delle cose e poi da lì mi ha detto: mamma, lo sai che mi sta succedendo? Che io ho tanta voglia di rivedere zio. Da lì, vabbè, io raga, cioè, nodo in gola, non lo so come ho fatto a non piangere, perché io ho sentito che lui si sta provando a liberare adesso perché ha visto noi più forti. Mentre prima, ogni volta che si nominava scoppiavamo in lacrime, anche ora, ma in realtà te lo trattieni un po' di più. Lui ha detto: forse adesso i miei, ma è un discorso complicato perché il bambino è piccolo, ma io ne ho parlato anche con due psicologhe, una proprio dei bimbi e una no, una normale, diciamo normale. E loro mi hanno detto la stessa cosa, che molto probabilmente il bambino è più maturo. E quindi, avendo visto la mamma e la famiglia in quelle condizioni, lui ha voluto proteggervi, però adesso che vi sente più forti può liberarsi lui. Questo è un grandissimo errore che abbiamo fatto noi, ma ripeto, non è stato voluto. Cioè, capite a me che state a casa con un ragazzino, vi arriva una telefonata del genere, il miglior genitore del mondo non reagisce dicendo: oh, ok, sto arrivando. Assolutamente no, senza far accorgere il bambino non è possibile. E quindi adesso spesso piange, non piange disperato, ma piange. Lui si trattiene ancora, come se non vole. E lui mi ha anche detto: mamma, ma papà non ha pianto. Io gli ho detto: assolutamente no, tuo padre ha pianto. E come? Anche i grandi piangono, anche gli uomini piangono, non è che piangono soltanto le donne. Si piange, le emozioni vanno tirate fuori, belle, brutte, quando sei nervoso, quando sei triste, quando sei felice, tutto devi buttare fuori. Non ti devi vergognare di niente. Se sei nervoso e vuoi urlare, caccia un urlo. Io so molto così con lui. Certo, non devi urlare con me, non mi devi mancare di rispetto, ovvio. Però preferisco che butti fuori e poi piano piano riesca a capire un po' come gesti tutto, ma ovviamente è un bambino, però inizia a buttare fuori e quindi diventa più difficile perché, eppure per me ancora non è facile, ecco, io non ho superato nulla, e non, ripeto, non supererò mai nulla di tutto questo perché io mi addormento ancora piangendo. Però l'importante è che riesca a liberarsi lui piano piano. 3:30. Mi piace che c'è la televisione costantemente accesa con i cartoni animati e ovviamente lui non c'è perché è in fase creazione. Sta facendo un lavoretto. Adesso vi faccio vedere. Picchio, posso far vedere? A leggero, leggero. Ancora no, però posso far vedere quello che stai Sì, facendo. qui devo Tienilo, eh. inventare il trasparente perché Forse è ci hai messo finita. troppa colla come al solito, amore. No, perché non mi si attaccava. Eccolo, sta creando un portapenne con... Ah, Per la maestra. per la maestra. Noi adesso io l'ho aiutato con la colla a caldo. Perché se... Guarda, l'ha messa mamma
seccata. Subito, hai visto? Forse ne Subito. avevo messa troppo poca. E invece qui sta praticamente il cartoncino, l'ha dipinto, ma ci abbiamo messo un peso perché sennò con l'umido della pittura si accartocciava. Quindi poi attaccheremo questo qui. Qua e domani mattina se c'è scuola, non mi ricordo bene. Domani c'è scuola, E certo. domani io lo porto Sarà a casa. finito per domani, spero, Sarà no? finito. Secondo me sì, ti mancano solo le decorazioni. Poi ti do un consiglio. Ma qui. Più grande le metti e prima finisci di decorarlo. Sì, amore mio, però ne hai messa veramente tanta, troppa. Aspetta un attimo, non ti rovino niente. Non lo volevo così. Ma voglio. Si sta asciugando, amore, sto cercando piano piano Ma di... lo voglio girare qua. Ma Ci voglio un po' come di. Almeno sembra proprio un cuore da collezione. È così, brava, bravissima, così. Brava. le Un diadema metti? Ok. verde. Meno colla, mamma. Meno colla. Eh già, vai. Vuoi aiutare? Ti aiuto. Che mi vuoi aiutare? Dimmi. Io ti cado le decorazioni e io le metto poi nel Va coso. bene, mi dai soltanto qualche minuto perché finisco di ritirare i panni? Per fare prima ti posso aiutare. No, guarda, a me mi manca molto. Amore, qui ti è caduta l'acqua, ma si è appiccicato tutto. Vabbè, dopo dobbiamo smontare di nuovo tutta quanta scrivania, se no si gonfia. Finisci, ascoltami, finisci intanto, continua a mettere Ma qualche ti decorazione. posso aiutare? Ho finito, amore. Mi mancano due cose. Ok. Fai qualche decorazione e poi io vengo, Non ok? c'è la telecamera. Io te la lascio se tu mi prometti di non toccarla. Sì. Ok, devi parlare con loro? No. E allora che te la lascio fare, amore? Casa, però almeno vedono la meno che sto facendo. Ah, ok, però ogni tanto mi piace anche sentirti parlare a loro. Sto facendo un lavoretto per la maestra. Praticamente, Deborini, io sto facendo un lavoretto per la maestra. Saprà. Allora, visto che vi ho detto che sto facendo questo lavoretto, non so se siamo a fuoco perché mamma non c'è, lo sto facendo io. Aspetta che dico una cosa a mia madre, aspettate. Mamma! Come si Se ti vedi appannato non sei a fuoco, ma papà l'ha sistemata, dovresti essere a fuoco. Capito? Ci sto fuoco, perché stavo vedendo che stava a fuoco. Bravo, Madonna, che meraviglia, Ste. Tutti i fogliolini, vivi, Bello, possiamo anche mettere qualche decorazione intorno a questo poi. lo so. Ho Bello. parlato con il Gli hai cameriere. parlato? Ho detto Bravo. che sto facendo questa cosa per la maestra, bla bla bla. Poi quando ho fatto così io ho detto stavo vedendo se stava a fuoco, bla 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 bla. Avete fatto due chiacchiere? Due Pronto? Sì, dica? Signor Chiaruccio? Chiaruccio Babbuccio? Ah, ecco perché non sentivo niente. Pronto? Sì, il sor Pampurietto. Madonna, quanto sei buono. Dimmi, dai. Era nonno, vuoi parlare con nonno? No. Mamma, dimmi la verità. Era il capo ufficio, era il tuo capo. Perché è attaccato? No, no, c'è ancora in linea. Accendo? No, questo non è attaccato. Questo lo so per rispondere. Ah. È attaccato. Ok. Tutto a posto, problemi sul lavoro? No, aveva detto se venivo domani, bla Ma ci vai domani a bla bla bla. lavorare, sì. Sì. E poi dove lo... Mamma ti ha insegnato che puoi metterne una punta e
Ecco, già ne sa troppa, ma. Sì, non mi sa troppa, però ci sta questo tutti i cadenti. Tutti i cadenti puoi spalmare la colla così non viene troppa. Ho Metto nonna ma. fatto nonna ma. Se te sente nonna ma. Cosa vuoi dare? Sì, vai, vai. Vai. Ok, guardo. Le 4 e qualcosa. Odio l'inverno perché ricomincio con i panni, quelli stesi. Intanto c'è un'asciugatrice che sta andando. Però quando ho i panni stesi dentro casa con l'umidità e cammini si formano 2000 pelucchi, 2000 cose della nuccia. Io odio. Ho passato l'aspirapolvere, ho lavato e sembra che io la casa non la lavi da un mese e mezzo circa. In più il cane quando beve si trascina acqua ovunque, poi noi non vedendoci passiamo coi piedi, quindi l'acquazza molto bene. E poi io avevo anche comprato inizialmente delle tovagliette da mettergli sotto alle ciotoline e poi avevo comprato i tappetini perché al cane gli piace mangiare sul tappetino, lei prende le cose dalla ciotola e le mette per terra, quindi ho detto vabbè, io compro qualcosa. No, puntualmente lei o se fa il giro qua a casa mia, no, da mia madre va in giro per tutta casa. Però mi sbrodola ovunque, oddio, sto pavimento. Comunque mi sto preparando perché ho preparato la borraccia di Stefano. La maglietta ce l'ha, stiamo andando al corso di inglese. Lillo però non fa in tempo perché è tornato, ma è dovuto correre a casa nuova. Non voglio parlare, forse, forse, dico forse, un cenno divino che ci monteranno sti pavimenti. Se riusciamo a finire de falla sta casa, o quantomeno de vedere qualcosa di fatto e non solo di distrutto. E vabbè, ah, un'altra cosa, qualcuno ha detto perché dici caramella con due M? Perché so de Roma e il romano aggiunge dove le lettere vanno tolte e toglie dove servono, tipo caramella. E il romano dice caramella. Bar si dice bar, ma il romano dice bare, ci aggiunge la E. La guerra che è guerra, il romano dice la guerra. È una questione di dialetto romano, però se devo scrivere caramella, lo so che si scrive caramella, ma dico caramella con due M. Bimbo qui, bomba di aglio. Ma perché c'è scritto sulla Ma maglietta? perché sempre col culo al vento devi fare queste cose? C'è scritto super care. Allora, tornati. Super care. Tornati dal corso di inglese, mio figlio mi dà tantissime soddisfazioni perché sono dovuta passare un attimo a casa nuova che Lillo mi doveva far vedere una cosa. Abbiamo incontrato la vicina che in realtà non è della nostra palazzina ma è di quella accanto. Ci siamo fermati e lei ogni tanto ci dà i melograni. Allora gli ho detto a Stefano, dico te la ricordi, a parte stavo con gli occhiali perché di notte mi vedo una ceppa, dico te la ricordi Paola, ma era un po' che non la vedeva. Allora lei gli ha dato la mano, pur conoscendolo, insomma, se lo ricorda, gli ha detto piacere Paola, se non ti ricordi. Lui gli ha dato la manina e gli fa nice to meet you. Quella se lo guarda e gli fa e da quando tu parli in inglese? Lui gli ha detto da quando tu parli in inglese, una roba del genere. E lui gli ha detto da quando mamma mi porta al corso di inglese. Io soddisfatta, ma mica perché ha parlato in inglese, però perché ha imparato più con due lezioni di inglese, lezioni che poi giocano, perché io li sento che giocano come pazzi. Oggi addirittura hanno messo la musica. Ha imparato più 2 giorni qua che 2 anni a scuola. Allora gli ho detto a Stefano, dico, ammazza, ha imparato tantissimo con 2 giorni. Non mi fate credo, ma a scuola ci facevano sentire solo le canzoncine in inglese, giustamente se non gli fai ripetere non imparano. E invece no, contenta, insomma, alla fine soldi spesi bene, sono veramente. Aspettate perché Chicco sta al bagno, non è vestito, ma sono soddisfatta. Ora mi apparecchio prima che arriva Lillo, anche se sono le 7, sta finite scartavetra la carta di sì, la scala di Stefano, così quando lui arriva è già apparecchiato e il tempo che si fa la doccia. Mangiamo, io in realtà ho già fame. Oggi ho mangiato un piatto di pasta col sugo delle salsicce. Abbiamo mangiato però solo quello. E adesso per merenda abbiamo mangiato. Io compro spesso la mela, quella essiccata, perché certe volte per non fargli mangiare schifezze fuori pasto.
però magari a volte portare un frutto è difficoltoso per strada, allora compro la mela essiccata, poi ci sono tanti tipi di frutta essiccata, insomma, si trovano. Però ecco, prendo questa e abbiamo mangiato un pacchettino per uno di mela essiccata, solo che io ho ancora fame. Adesso quello che devo fare è apparecchiare e mettermi al montaggio di qualche vlog, questo di oggi no, ma quello di ieri. Siccome stiamo per mangiare, io vi voglio salutare prima che mi dimentico di andare a dormire e chiudere il vlog. Mangiamo e niente, che domani comincia un'altra lunga giornata. Tutto qua, apparecchio e ci vediamo prestissimo. Un bacione.